amici, benvenuti a questa ottava lezione del nostro corso per flauto dolce secondo la notazione letterale, il metodo della notazione letterale. Stamattina registriamo questa lezione in mezzo alla natura, come potete osservare, con il sottofondo del canto degli uccellini. Bene, in questa lezione di che cosa parleremo? Parleremo di un altro segno convenzionale che è usato tuttavia anche nella notazione tradizionale. Stiamo parlando del punto. Il punto è un segno molto importante nella scrittura musicale e ha una funzione ben precisa, quello di aumentare la durata della nota a cui si riferisce della metà rispetto al suo valore originale. Per esempio, se io ho una nota con trattino che dovrebbe durare due battiti, aggiungendo un punto, questa nota durerà tre battiti, perché il punto appunto aumenta della metà del valore originale, quindi 2 più la metà di 2 che è 1 uguale 3. E credo che il concetto sia abbastanza semplice, quindi partiamo subito con il primo esempio in cui potremo osservare due note con trattino, la terza nota con trattino e punto, poi una nota senza trattino e infine la nota con doppio trattino. Si tratta di tutti La, così ci concentriamo in modo particolare sul ritmo e non sull'esecuzione delle note. Partiamo subito quindi con questo primo esempio, mettendo il metronomo questa volta a 80, perché velocizziamo un po' le cose, visto che adesso avremo dovuto acquisire anche una certa dimestichezza nell'esecuzione generale con il flauto dolce. Allora, velocità 80, l'esempio lo vedete scritto qui di lato. E questo è l'esempio numero 1. Passiamo adesso subito al secondo esempio, dove però questa volta troviamo sempre il punto ma con durate più brevi. Infatti in questo esempio che seguirà abbiamo un La col punto, tre La senza punto normali e poi un La sempre finale con doppio trattino. Andiamo direttamente ad eseguire per spiegare un po' successivamente come abbiamo eseguito questo brano e qual è la logica che c'è dietro. Partiamo quindi con questo esempio numero 2. Bene. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto il primo La più lungo, un battito e mezzo, il secondo La più corto, mezzo battito, poi due La semplici di un battito e infine il La finale ovviamente di quattro battiti perché ha un doppio trattino. Quindi il concetto di base è che quando incontriamo una nota col punto, quella successiva sarà molto più corta. Ancora di più evidente questo è nel terzo esempio, dove il punto si trova all'interno di una delle parentesi angolari. Le parentesi angolari, vi ricordo, hanno la funzione di ridurre ancora di più la durata delle note, quindi devono essere fatte molto più veloci queste note. E vi suono subito questo terzo esempio, così probabilmente riusciamo a capire meglio, o più che con le parole, la funzione del punto. Velocità sempre 80. E questo è l'esempio. Quindi che cosa ho fatto? Ho fatto che il primo La all'interno delle parentesi angolari, ancora una volta, è più lungo rispetto al secondo La, che va eseguito poco prima di passare oltre, quindi al terzo La, sto parlando sempre di quello all'interno delle parentesi angolari. Vi risuono questo esempio numero 3 perché è importante capire bene questo ritmo puntato, perché poi lo troveremo spesso anche nei brani, nei vari brani che impareremo a suonare. Niente, il discorso del punto è semplice forse da capire, ma un po' più difficile da eseguire, ecco perché io vi chiedo di esercitarvi con gli esempi e con gli esercizi che vi proporrò tra poco, ma soprattutto dobbiamo ribadire il concetto che la notazione letterale non è una notazione matematicamente precisa, per cui è solo un aiuto
nel suonare brani che in realtà noi già dovremmo conoscere, e ribadiamo ancora con decisione questo concetto, perché non voglio che si dica in giro che Lucio Imbriglio ha inventato un nuovo sistema di notazione scientifica. Non è così, insomma, con la notazione letterale non potremo mai suonare brani, soprattutto se sono ritmicamente complicati, brani che non conosciamo, per cui ribadiamo con esattezza questo concetto. Adesso io direi di passare agli esercizi. Partiamo subito con l'esercizio numero 23, perché il nostro metodo segue una numerazione progressiva negli esercizi, e l'ultimo era appunto il 22. In questo esercizio 23 troviamo le note puntate, però quelle contrattino, per cui partiamo proprio con un Sol contrattino e punto che dura, come abbiamo visto nell'esempio 1, dura 3 battiti. Quindi andiamo subito a eseguire questo esercizio numero 23. Credo che non sia un esercizio difficile, anzi alla portata di tutti, tanto più che sono note tutte quante alte, dal Sol fino al Re acuto, che abbiamo imparato a fare nelle lezioni precedenti. E passiamo all'esercizio successivo, che in realtà è una ripetizione di quello che abbiamo appena eseguito, però con una piccola variante, e cioè tutte le note sono state dimezzate nei loro valori, per cui la nota che prima aveva un trattino adesso è diventata senza trattino, la nota con trattino e punto è diventata solo nota col punto, e le note semplici sono diventate note tra parentesi angolari. Quindi stessa velocità ma valori dimezzati, così capiamo bene anche il concetto del punto con valori più veloci. Questo è appunto l'esercizio numero 24, e passiamo oltre con l'esercizio numero 25, che è una gradita sorpresa credo per i miei piccoli ascoltatori, perché stiamo per suonare la prima parte del Titanic, so che è molto amato dai miei alunni e un po' da tutti i ragazzi della stessa età, per cui proviamo ad eseguire questa prima parte, nella quale viene presentata appunto la prima nota con un Fa puntato, seguita appunto, come dicevamo poc'anzi, da un Fa molto più breve. Questo è un altro esempio classico di un brano che conosciamo abbastanza bene, e vediamo quindi come si scrive nella notazione letterale. Poi si ripete questo pezzettino della prima parte e poi si va avanti con il ritornello, che per il momento non facciamo perché presenta una nota alterata, il Si bemolle, che ancora non abbiamo studiato, ma lo studieremo presto. Andiamo avanti ancora con un brano conosciuto, stavolta si tratta dell'Inno alla Gioia. Anche nell'Inno alla Gioia troviamo, nella parte finale di ogni frase musicale, troviamo delle note puntate. Anzi, una nota puntata per ogni frase musicale nella parte finale.
troviamo il si, il la, la e poi successivamente il la, sol, sol. Vedete, vi ho fatto anche la scansione ritmica con la voce, che in musica si chiama solfeggio, giusto per capire un po' come vanno eseguiti questi ritmi puntati. Vi suono soltanto questa parte finale così per capire. E poi successivamente, adesso proviamo ad eseguirlo tutto nella tonalità di Sol maggiore, l'inno alla gioia. C'è stata una piccola variante rispetto alle note originali, invece di fare il re basso dal la al re, che è un po' difficile, l'ho cambiato con un altro la che è molto più semplice e musicalmente può reggere allo stesso modo. Mi scuso col grande maestro Beethoven, ma per fini didattici credo che anche lui approverebbe questa piccola variazione. E quindi questo era l'inno alla gioia, che come anche il Titanic e tanti altri brani potrete trovare su questo canale, sul mio canale, tra i brani del karaoke notazionale e ovviamente sul mio sito, che vi consiglio sempre di visitare perché si trovano cose interessanti, oltre alla notazione letterale scritta per bene, secondo criteri ben precisi, con i daccapo, con i blocchi, eccetera, eccetera. Trovate anche lo spartito per chi sa leggere la musica, ovviamente il riferimento ai video su YouTube. E adesso passiamo al prossimo esercizio, che è il 27, e anche qui si tratta di un brano conosciutissimo, si tratta del nostro inno nazionale. Perché l'ho messo? Perché presenta stavolta il punto all'interno delle parentesi angolari, che è ancora un po' più difficile da eseguire, però se conosciamo il brano lo facciamo facilmente, perché ricordiamo il motivo e quindi lo eseguiamo un po' con l'aiuto dell'orecchio. Allora, questo punto all'interno delle parentesi angolari sta proprio all'inizio, dopo la seconda nota, e il concetto di base è che il mi successivo che segue il re puntato va fatto all'ultimo momento, prima di passare poi all'altro re che viene dopo. Ascoltiamo questo esercizio, che è la parte iniziale, solo la parte iniziale del nostro inno nazionale. Poi si ripete ancora un'altra volta questo stesso pezzettino per poi proseguire oltre. Per chi vuole può, ripeto, seguire il video del karaoke notazionale, però vi avviso che più avanti c'è una nota alterata, il Fa diesis, che la cui posizione è questa, e ancora non abbiamo studiato, il motivo per cui non ve lo propongo per intero. Adesso passiamo all'ultimo brano, l'ultimo esercizio. Anche questo è un brano piuttosto conosciuto, soprattutto per chi ama la musica degli anni 60. Il brano, la prima parte del brano, Sei diventata nera, esattamente soltanto il ritornello. E questo ritornello anche presenta parecchie note puntate, all'interno sempre delle parentesi angolari. Il concetto è lo stesso che abbiamo spiegato prima, per cui non mi ripeto e andiamo ad eseguirlo direttamente. Sei diventata nera. Thank you.
Bene, abbiamo finito. Ah, prima di passare oltre, vi dico che questo brano è interessante anche per quella pausa, la Z, se vi ricordate, la usiamo come segno per la pausa, soprattutto quando si trova nel tempo forte del ritmo, per cui ho messo una Z col punto che sostituisce una nota, però non dobbiamo suonare perché appunto si tratta di una pausa. E con questo esercizio concludiamo la lezione di oggi. Vi ringrazio per l'ascolto. Spero che queste lezioni possano esservi utili nell'apprendimento del flauto dolce. E quindi adesso ci vediamo direttamente nel prossimo incontro con la lezione numero 9. Non vi anticipo nulla perché sarà una piccola sorpresa. E niente, vi saluto, vi ringrazio ancora. E se non l'avete già fatto, vi invito a iscrivervi al mio canale, eventualmente se volete potete lasciare un like. Grazie ancora, alla prossima lezione.